Buon pomeriggio, benvenuti alla nostra riunione di redazione. Tanti temi da sviluppare oggi, ne parliamo con Andrea Longoni. Un Ciao saluto Andrea. a tutti, Dodo ciao. Longhi. Buongiorno. Nicolò Schira. Ciao Buongiorno, Nicolò. buongiorno a tutti. E il nostro direttore, ciao Fabio. Ciao, un saluto a tutti, grazie. Salutiamo anche Matteo Caroni. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, partiamo con questa notizia che è più cronaca che sport. Andrea, questa rapina in Sì, casa Teo brutta, Hernandez. brutta esperienza con un bottino da 1 milione di euro circa. Ieri sera intorno alle 21 è stata raggiunta la sua abitazione da quattro malviventi, tutti ovviamente coperti in volto con dei guanti. In casa non c'era Teo Hernandez, ma c'era la compagna Zoe con il piccolo figlio di 6 mesi, Teo Junior, e una sorta di tata che è stata bloccata, imbavagliata. Hanno raggiunto poi la compagna Zoe, che stava guardando la televisione in salotto, e hanno portato a casa una refurtiva di appunto oggetti di valore ancora da quantificare, però potrebbe essere intorno al milione di euro. Momenti di grande spavento, lui non era a casa, e quindi insomma è una vicenda che è brutta, molto brutta. Immaginiamo il terrore di queste persone. E proveranno adesso a prenderli attraverso le immagini, le telecamere, però chiaramente, trattandosi di professionisti, non credo che abbiano lasciato tracce. Appunto, avevano i guanti ed erano tutti incappucciati. Non li hanno ancora presi, ecco. Tu, Sì, erano Nicolò, hai. vestiti con una tuta nera e quindi anche lì, poi essendo tarda sera col buio, è difficile riconoscerli ed erano tutti col passamontagna, almeno questa è la ricostruzione fatta, insomma, dalle forze dell'ordine che stanno indagando su questa vicenda, come diceva giustamente Andrea. Adesso è da capire se sono poi dei ladri che vanno, tra virgolette, su furti di commissione, quindi magari facendo altri furti nella zona potrebbero essere più facilmente reperibili, rintracciabili e quindi arrestabili, o se invece è stato, tra virgolette, un colpo a botta sicura. Certamente c'erano tanti oggetti di valore, da borsette molto costose, da moglie di Hernandez, a gioielli, eccetera, e hanno fatto, appunto, come diceva Andrea, un bottino da almeno 1 milione, ma stanno ancora, tra virgolette, facendo un po' tutte le scartoffie, quindi la cifra potrebbe essere anche un pochino più alta. Sicuramente poi non tanto per i soldi, ma insomma, per il terrore, perché comunque quando una persona viene legata e imbavagliata, ti entra un ladro in casa, è un bambino piccolo, credo che sia un'esperienza decisamente terrificante e Ogni traumatica. tanto Fabio ritornano, a parte che purtroppo ci sono tutti i giorni, quindi che riguardano tutte le persone, ogni tanto riguardano anche i calciatori e quindi se ne parla di queste vicende. Sì, ma insomma, i furti ci sono sempre stati e purtroppo non fanno quasi notizia. Il fatto veramente grave è l'irruzione e il terrore che hanno seminato, cioè chi ruba sbaglia sempre, ma io ho molto meno livore, sto per dire ho più rispetto, ma non ho nessun rispetto ovviamente per chi ruba, ho molto meno livore verso chi va in casa mentre tu non ci sei, ti forza la serratura, è un delinquente che deve stare in galera, ma almeno non terrorizza una famiglia, cioè il fatto di questi quattro non può passare impunito, per certi versi. Ben venga anche la mediaticità della cosa, perché obbligherà ovviamente le forze dell'ordine a un supplemento di indagini, di sforzo per identificarli. Purtroppo abbiamo visto che c'è stato di recente quello a Casa di Vlahovic a Torino, che peraltro era anche all'interno di un gruppo di ville Di controllato, Maria. no? Sì. Dove però proprio il fatto che sia stato controllato ha permesso l'intervento della polizia. La verità è che viviamo in un periodo storico in cui evidentemente i controlli devono essere aumentati. Non ne faccio una questione politica, ci mancherebbe, ma io so che chi vive in queste situazioni ha sempre paura, cioè chi vive in Sì. villette un po' isolate, eccetera, vive sempre con la paura che arrivi il malvivente, e su questo serve che le forze dell'ordine facciano uno sforzo in più perché non basta così. Non voglio sostituirmi alla mentalità dei ladri, però vedendo gli ultimi due episodi, di Maria con Vlaovic era in casa, ieri erano in casa, ovviamente sono chi fa certe cose controlla i movimenti e sa benissimo che sta entrando in una casa dove ci sono persone. Credo che oggi con tutti i sistemi di sicurezza, il fatto che può suonare l'allarme e ti riduce il tempo in cui tu puoi restare in casa, paradossalmente al malvivente conviene di più entrare in casa quando ci sono le persone. Se queste non fanno scattare l'allarme, Però tu invece di 2 minuti
hai magari 10, 15, 20 minuti in cui puoi fare davvero razzia. Vero, però credo che la pena sia Sì, beh, ma ovviamente è maggiore, nel senso maggiore. che Se se tu entri dovessero in essere casa per un presi. furto, come diceva Fabio, però se c'è in casa qualcuno lo leghi, cioè fai una Sì, vera e ci sono propria gli rapina. estremi per un eventuale sequestro, seppur temporaneo, quindi è una Esatto. situazione. Comunque la seguiremo, c'è anche il nostro Daniele Porro per tutti gli aggiornamenti, poi anche nel corso della serata. Allora, restiamo un attimo in casa Milan. Andrea, ieri possiamo fare una sintesi di quello che è successo con qualche Sì, aggiornamento di alla oggi. fine la sintesi che si è presentato l'avvocato francese che cura gli interessi, l'amico del papà, che tra l'altro si può trovare anche su Instagram, ha davvero un curriculum a livello sportivo molto ridotto, perché lui segue qualche calciatore a livello di giovani soprattutto, e la grande stella, l'unico giocatore importante, era Rafa Leao, che è ovviamente la gallina dell'uovo d'oro. Ieri inizialmente doveva presentarsi il papà, si è presentato perché il papà poi se n'è andato, nel pomeriggio ha raggiunto il Portogallo, si è presentato l'avvocato che ha detto al Milan dovete parlare con me. Rispetto a interlocutori diversi, cioè Jorge Mendes, Ted ieri ha detto, che tra l'altro ha una somiglianza abbastanza preoccupante anche a livello estetico secondo me con Atangana, e sappiamo com'è finita. Fa anche rima ad un villa Ecco, in ha Tanganica. detto dovete parlare con me, l'interlocutore sono io, non c'entra niente Jorge Mendes. Poi sullo sfondo Mendes, che ha ottimi rapporti con lo Sporting, in qualche modo può anche ricattare di fronte a quel risarcimento, prova sempre a rimanere nei giochi. È una situazione molto ingarbugliata e vediamo adesso l'offerta che il Milan presenterà nei prossimi giorni, annunciata ieri, non nei dettagli. Però tra i tanti elementi di caos, il livello economico sempre più alto, io sono un po' preoccupato, ecco. Ecco, adesso vi faccio vedere anche la foto. Nicolò, No, cosa? Andrea ha fatto una ricostruzione perfetta. È Aggiungo lui. solo una cosa dall'altra campana, che è quella della Gestifoot, ovvero dell'agenzia che fa capo a George Mendes. Loro non si sentono assolutamente fuori dai giochi. È vero che in questo momento legalmente non dispongono di nessun mandato, nel senso che le due procure firmate da Leao vale la prima firmata in ordine cronologico e quindi quella firmata appunto all'avvocato francese, però loro fanno sapere che continuano a dialogare sia con il papà, al quale hanno chiesto, qualcuno racconta, imposto, comunque caldeggiato il fatto che non sostenesse con la sua presenza l'incontro dell'avvocato col Milan, perché un conto è si presenta Ted Dimboulat con a fianco il papà, e quindi vuol dire con l'appoggio totale di Leao, un conto è si presenta da solo rivendicando il fatto che la procura è intestata a lui, questo sì, ma in realtà il giocatore continua a dialogare e fidarsi molto di Jorge Mendes, che oggi non è intenzionato a sparire dalla vicenda, anzi, e soprattutto è l'interlocutore privilegiato dello Sporting, perché come sapete tutti le operazioni che vengono fatte a Lisbona dal club lusitano hanno Jorge Mendes come principale attore protagonista sia in entrata che in uscita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è Mendes magari si può anche più facilmente trovare una quadra con la famosa multa a 19 milioni e mezzo. Se Mendes sparisce dai giochi, quella può essere una problematica. Mendes è anche in grado eventualmente di portare dei club, perché ha rapporti molto forti col Paris Saint-Germain, col Chelsea, col Manchester City, cosa che il giovane avvocato francese, la cui operazione più importante è stata un primavera dal PSG al Parma, oggi non ha. Poi magari auguriamo di fare una grande carriera, ma oggi c'è una situazione complicata che non aiuta lo stesso Milan, che invece ha fretta e vorrebbe blindare Leao, Chiudere. ma la situazione resta Voglio confusa. sentire anche Dodo. Vado un attimo da Fabio. Certo che Fabio, per avere 22 anni, Leao tra il trasferimento all'Lille, che comunque adesso lo costringe a pagare una multa pesante, la doppia procura firmata, insomma, un Chissà, 30 po' di anni cosa fa? confusione l'ha già creata, no? Sì, stavo pensando la stessa cosa. Cioè, hai a che fare con un soggetto. Mi veniva in mente un po' Figo, no? Ti Sì. ricordi che anche Figo aveva doppi procuratori, doveva andare alla Juve, poi doveva andare al Parma, poi c'è stata una Firmò un multa, poi è doppio andato al contratto, Barcellona, poi... 95 dal Cioè, 95, sì. così. Firmò un doppio contratto, lui firmò nel giro di un mese il contratto sia a Giambattista Pastorello, che all'epoca era direttore generale del Parma, e sia a Luciano Moggi per andare alla E poi Juve. andò al Fu Barcellona squalificato dalla invece. FIFA per 2 anni, non poté venire in Italia, andò al Barça. Sì. Esatto, cioè non depone a favore di Leao, perché io posso anche capire che tu sia vittima,
di un po' delle circostanze e te ne sei scappato quando non potevi farlo dallo Sporting per andare a Lille, prendendo evidentemente però dei soldi, no? Non è che è andato a Lille perché gli piaceva la città, e quindi ha giocato un po' su questa cosa. Poi ha una doppia procura, poi si tratta di rinnovare, arriva il padre, ma c'è chi ha la procura, ma c'è anche Jorge Mendes, cioè non nasce nel migliore dei modi, diciamo così, questa trattativa che secondo me il Milan deve sperare che finisca con qualcuno che gli dia tanti soldi per Leao da investire bene. Dodo, e sento anche Matteo. No, vabbè, la curiosità con Figo, mi viene in mente due portoghesi, due ali che hanno vinto lo scudetto a Milano entrambi, uno nell'Inter, uno nel Milan, ma quella è una cosa... Ricorsi storici. Sì, esatto. No, sicuramente una carriera molto movimentata, una storia molto movimentata, però insomma io credo che per il bene del Milan... in un modo o nell'altro che questo contratto si firmi, perché io credo che Leao nel Milan sulla fascia sinistra sia un giocatore difficilmente sostituibile. Caronni, meglio farlo firmare oppure venderlo? Meglio fare di tutto per non perderlo a zero. Ecco, che secondo me è l'unica cosa che non deve fare il Milan. Poi, se riesce a rinnovare, tanto ragazzi, anche se rinnova, tu sai che se va bene rimane 2 anni ancora, cioè è destinato ad andare in un mondo anche a livello economico superiore a questo, quindi il rinnovo può dire va bene, lo teniamo un anno in più e non fa male, per carità, però l'inevitabile conclusione di questa vicenda è la cessione, quindi l'importante per il Milan è massimizzare, se massimizzare vuol dire adesso, allora che si faccia adesso, se vuol dire a giugno che si faccia a giugno, se vuol dire tra un anno che sia un anno, però l'importante è non ritornare sul discorso che sì, Donnarumma, Çalhanoğlu, cioè quello. Però Matteo, se mi permetti, tu dici una cosa giustissima, se possiamo fare una critica al Milan, e dobbiamo in questo senso, è che ancora una volta è arrivato troppo tardi per il rinnovo, cioè e tu che si Çalhanoğlu e Leao, se li rinnovavi un po' prima eri meno in difficoltà. Oggi il Milan tratta il rinnovo di Leao nella posizione di maggior debolezza possibile, perché gli è esploso in mano, come in qualche modo gli era esploso in mano che sì, che invece Milan pensava aveva, ricordate che si aveva detto fosse il procuratore, mi avevano già venduto credo al Marsiglia, Monaco. O Çalhanoğlu che arrivano all'ultimo momento. In questo senso il Milan ha peccato, secondo me, di lungimiranza, di strategia. Cioè il problema rinnovo Leao, prolungamento, se lo avessi fatto un anno fa di questi tempi, visto che lui guadagnava 1,8, dice guarda te ne do 3 e lo allunghiamo di altri 2 anni. Ecco, lì il Milan ha un po' perso tempo. Qui però secondo me sono d'accordo con l'analisi di Fabio sulle vicende di Donnarumma, Çalhanoğlu, che sì. Qui ci sono però due fattori differenti alle altre vicende. Il primo, la multa e quindi con tutte le cause, i ricorsi, il TAS di Losanna, eccetera, che ha prolungato i tempi, perché comunque Leao a un certo punto sperava in qualche modo di essere assolto, che comunque magari la cifra venisse ridotta. Però questo è anche indipendente, cioè se tu lo facevi prima... No, perché comunque Leao ha sempre chiesto, nel momento in cui c'era da sedersi a qualsiasi tipo di tavolo, a partire dal suo ex agente, anche se poi non del tutto sparito dalla scena, George Mendes, che qualcuno la pagasse per lui. Cosa che al momento non è accaduta e resta comunque un tema importante. 19 milioni e mezzo sono oggettivamente il cartellino di un giocatore, quindi è una cifra molto rilevante. E poi il secondo aspetto che ha complicato i piani al Milan, io ero a Trento al Festival dello Sport, questo lo raccontava anche Maldini a microfoni spenti dopo il suo intervento, il non avere negli ultimi 3-4 mesi, quando stava appunto esplodendo Leao, come raccontava Fabio, il Milan si lanciava verso lo scudetto, il Milan già lì aveva provato a rinnovarlo incontrando Mendes a fine febbraio, la possibilità poi di avere un interlocutore diretto, perché nel frattempo poi è scaduto il mandato, errore di Mendes e del suo braccio destro Valdimir Cardoso aspettare a rinnovare convinti che non ci fossero problemi, ma sì ci vediamo tra un mese perché sono sempre impegnati in giro per il mondo, e invece nel frattempo si infila l'avvocato francese con la sponda iniziale del papà. Quindi sicuramente ci sono dei pasticci extracampo che però hanno provocato una serie di problematiche che oggi, ancora oggi, il Milan non ha interlocutore, perché nel momento in cui si presenta un avvocato che dice sì, sono io il procuratore, dovete parlare con me,
però il giocatore nel frattempo continua a parlare col suo vecchio agente, lo considera comunque l'uomo di riferimento. Il papà alla fine passa da una sponda all'altra. Non è neanche Sì, tutto facile. vero, Nico, tutto vero. È chiaro che il Milan ha delle giustificazioni, però questo era vero anche un anno fa. Allora, se mi racconta come raccontava, mi pare Suma, ma lo sa bene, lo sai tu e lo sa bene anche Longoni, se è vero quello che Maldini ha confidato, e cioè l'unico calciatore per cui noi abbiamo ricevuto offerte un anno fa, paradossalmente, è stato Leao. Chiami subito tutti e dici: senti, tu guadagni 1,8 e ancora 3 anni di contratto. Facciamo che diventano 4 anni di contratto e ti do subito 2,5 milioni. Ecco, intendo dire, la costante del Milan è stata Arrivare questa. tardi. L'altra obiezione che io posso, cioè arrivare sempre un po' tardi a scoprire che gli era esploso qualcuno che doveva magari anticipare il rinnovo. Invece una giustificazione che possiamo trovare invece è un'altra, e cioè: se il Milan lo vende bene, allora, come direbbe Cassano, chapeau, perché Hai vuol dire che gli ha risparmiato. dato solo 1,8 milioni per tutti questi anni e che poi l'ha venduto magari a 100 a gennaio o a giugno dell'anno prossimo. Allora, in quel caso lì, sarebbe una strategia perfetta. Dov'è il vero problema? Che, come diceva Matteo, mi pare, se questo dice, vabbè, sai cosa c'è? Io rimango ancora un anno e mezzo, No. tanto ho già un accordo che me ne danno 10 da un'altra parte, rischi di perderlo a zero, questo Però sarebbe un grave lui danno. lo esclude. Io lo escludo perché lui non può rimanere in questa condizione un anno e mezzo a prendere 1,5 milioni. I 10 milioni glielo danno a parametro zero, glieli danno anche, secondo me, la prossima estate. L'idea del Milan è rinnoviamo adesso, altrimenti vai via la prossima estate. E il Milan ritiene che non verrà depauperato il suo valore più di tanto, ovviamente magari qualcosina, però il Milan ritiene che andrà a prendere i Cioè che soldi che avrebbe preso la scorsa un'offerta estate. importante arriva anche se è in scadenza dopo un Lui è il anno. Esatto, e primo fammi dire. contratto questo che firma, cioè quello fino al 2000, che ha firmato da quando è arrivato al Milan. Sì. Al Milan non ha mai rinnovato, no. Quindi ha fatto un quinquennale subito. Sì, però lasciami dire che adesso è diventata mediatica. Spesso Maldini ha anche detto: voi su che sì, sembra che ci siamo svegliati adesso, ma in realtà si tratta molto prima. No, ma infatti avevamo raccontato a febbraio, il Milan aveva offerto Leao il rinnovo a 4 milioni più bonus, che però Leao rifiutò proprio perché non riteneva quella cifra congrua e ha avuto ragione perché poi ha trascinato il Milan allo Tra l'altro, scudetto. a marzo c'è nel profilo Instagram di Mvula, lui è stato a casa Milan, già parlava pure con lui, ma la situazione è, una volta era lui l'interlocutore, l'altra volta Mendes. Effettivamente questa volta rispetto alle altre, secondo me, hanno tante più scusanti, dopodiché io credo che alla fine o Eccola qua rinnova la o va foto. via la prossima 24 estate. marzo. 24 marzo è andato a casa Milan. Non è che ieri è iniziata la trattativa, mediaticamente sì. Però ovviamente loro ne parlano Sì, ma anche da perché poi tanto comunque il tempo. Milan non vorrebbe neanche poi andare allo scontro e inimicarsi una potenza come Jorge Mendes, che ha un portafoglio di giocatori straordinari e che poi, se le cose non vanno in una certa maniera, rischi di bruciarti un canale significativo. C'è anche quella questione che va vagliata e sulla quale si giocano tanti sottili equilibri, purtroppo per il Milan, che stavolta probabilmente ha meno colpe di altre vicende perché si trova in mezzo a un guazzabuglio che non è facile da districare perché non lo sta districando neanche lo stesso Leao col papà, che a un certo punto era atteso ieri insieme all'avvocato francese, poi riceve miti consigli da Oporto e Di prende un'altra tornare. strada. Allora, arriveranno altri aggiornamenti nel corso della serata su Leao. Andiamo un attimo in pubblicità, passiamo alla Juventus. Matteo, perché il CT della Serbia ha criticato Allegri per Vlahovic. Torniamo subito. Rieccoci, allora, questo è il CT della Serbia che dice: questo gioco frena Vlahovic, un centrocampo che fa poca intensità e trova troppa difficoltà a verticalizzare. Matteo, Vabbè, ormai. che la Juventus abbia problemi al centrocampo possiamo anche essere d'accordo e che la Juventus giochi male, d'accordissimo. Siamo tutti, credo, ovviamente d'accordo. Poi a me sembra sempre un po' una scusa quella di Vlahovic, che poverino patisce il gioco della Juve. Addirittura se guardiamo i numeri, sentiamo da un anno, anzi da quasi un anno, perché è arrivato a gennaio, che come veniva valorizzato alla Fiorentina, lì sì che sapevano come utilizzarlo italiani e soci. Alla fine vai a vedere i numeri, sono quasi meglio quelli della Juve. Quindi più o meno siamo lì.
Io credo che sia stato sbagliato a monte il giudizio di Vlahovic, che è un ottimo prospetto, è un gran bel attaccante, interessante, potrà diventare un top player, oggi non lo è, tant'è che anche con la nazionale serba del CT non è che brilli tutte le però, partite. Eh. Infatti io credo che a monte ci sia quel problema lì, l'hai pagato tanto, quindi le nostre pretese sono sproporzionate rispetto al reale valore attuale di Vlahovic. Ecco, l'hai pagato forse più per il futuro che per il presente. Per il futuro da top player è stata un'operazione quasi alla Milan, no? Quando tu prendi Milan quei giocatori. Alla Milan. No. Ci è aggiunto uno zero, però a Milan li paga 8. No, nel senso come acquisto, poi dopo l'hai preso come se fosse un top player di oggi, no, la cosa, però sarà un top player di domani. La cosa preoccupante è che qui è come moglie che parla per marito. Cioè, il CT della Serbia, secondo me, riporta quello che gli dice è Vlahovic. Una confidenza. Si sono visti anche recentemente un Vlahovic, tra l'altro col sorriso, che ha segnato con la Serbia. Ci sta che si siano confrontati sul tema e probabilmente oggi qualcosina l'ha detta dopo che ha parlato col giocatore. Fabio? Ma Caroni, l'ho sciagurato Caroni, dimentica che la prima analisi sui numeri di Vlahovic rispetto alla Fiorentina l'abbiamo fatta noi, e mi ricordo che noi eravamo andati a vedere non solo i tiri, non solo i gol, ma i tiri in porta, ed era emerso, cosa che ci sorprese molto, e l'avevamo fatto credo a fine della scorsa stagione, quindi potremmo anche aggiornarlo, che aveva fatto molti più tiri in porta giocando nella Juve che nella Fiorentina, che fa crollare tutto l'impianto, no? Perché alla fine dici, ma quante volte ha tirato in porta? Sì, adesso arriverà un caronnino della situazione che ti fa la punta e dice sì, bisogna vedere però da che condizioni tira, se lo fanno tira. Ma stringi stringi, Vlahovic fa quel ruolo lì, quando tira in porta tira perché ritiene di poter far gol, non è che dalla Juve tira la calcio del terzino, no? con la Juve, sì. Quindi scherzi a parte con Matteo, se lo aggiornassimo, se avessimo voglia di farlo, magari sì. Il buon Dodo, che è un appassionato di numeri, potremmo scoprire che mediamente i tiri in porta di Vlahovic e i tiri fuori, perché poi non, i tiri a rete, probabilmente sono più nella Juventus che nella Fiorentina. Allora uno potrebbe dire, sì, ma dato il gioco della Juventus, Vlahovic dovrebbe tirare il triplo verso la porta di quanto tirava con la Fiorentina. E allora se fossimo veramente bravi potremmo anche capire i tiri in porta della Fiorentina e i tiri in porta della Juventus mediamente quanti siano e fare un rapporto rispetto a tutta la squadra. Cioè facciamo un lavoro un pochino più circostanziato, ma potrebbe riservarci dei dati sorprendenti. Sì, perché Nicolò, tu che sei sempre stato un grande sostenitore sì, di sì, lo sono tuttora, anche perché il signor Vlahovic, che spesso viene criticato, nonostante tutto è il capocannoniere della Serie A, ha fatto gli stessi gol del tanto celebrato, osannato Ciro Immobile, che gioca in una Lazio a trazione anteriore molto offensiva. Immobile è l'attaccante che calcia di più in porta, calcia almeno 5-6 volte in porta a partita, perché la Lazio crea tantissimo, la Lazio di Sarri. Il gioco della Juve è particolare, non arrivano tanti cross, che Vlahovic a Firenze faceva anche diversi gol di testa, cross nella Juve non se ne vedono i gol, Vlahovic li fa tutti di piede, anzi di questi sei un paio se li ha inventati su punizione, perché ha fatto due punizioni mirabolanti, esatto, contro la Roma e contro lo Spezia, quindi resta secondo me un grande attaccante, come c'entra avanti. Ma dipende qual è il metro di paragone, se il paragone è Haaland, non è Haaland, non è Mbappé. Che sono in questo anche se Allegri ha dato una volta in conferenza a Vlahovic come Haaland. Sì, probabilmente ha esagerato, su quello credo che siamo tutti d'accordo, però per la Serie A secondo me resta il centravanti in questo momento tutto sommato migliore, se consideri anche la carta d'identità, visto che ha 23 anni. Però se l'avessi pagato, ancora da compiere, se l'avessi 23, pagato 22. La metà sarebbe stato un prezzo più congruo rispetto a quello che ha fatto vedere. Non è uno da 80 oggi, è uno da 40. E lì è stata brava anche la Fiorentina. L'anno scorso anche. Però la Juve senza i gol di Vlahovic non arrivava in Champions nel girone di ritorno. Adesso comunque la squadra è in difficoltà, però Vlahovic è il capocannoniere del campionato, 6 gol in 9 partite. Se il problema è Vlahovic, io vi vengo incontro, il problema è Vlahovic. Allora la difesa è un obbrobrio, il terzino sinistro Alessandro dalla sua parte sfondano sempre tutti, certo. È impresentabile. Sì. Il centrocampo, Locatelli pagato 37 milioni, è un flop, Paredes non è stato... Stai dicendo tutte verità. Allora però in tutto questo contesto Vlahovic resta comunque uno dei pochi ad avere un buon rendimento. Poi se ci aspettavamo il rendimento alla Haaland, non è Haaland.
non era lui. Vi voglio far vedere anche le immagini che ha pubblicato la Juventus del ritorno di Pogba, che è tornato con il gruppo ad allenarsi. Adesso vado da Caronni per capire un po', Matteo, quali sono anche le tempistiche di Pogba, che adesso rientra più che altro perché vuole andare anche al mondiale, perché per Pogba c'è questo mondiale all'incontrario, nel senso che gli altri che magari che hanno già giocato e si sono fatti male cercano di aspettare, lui invece che non ha ancora giocato deve convincere il CT e quindi cerca anche perché di... Deschamps ieri ha detto vedremo sul mondiale, esatto, sulla convocazione. Matteo, sai cosa? Io non so quanto essere contento delle immagini che abbiamo visto e che vediamo, perché è vero, bello, sta bene, può ritornare, addirittura c'è chi dice con l'Inter e quindi il 6 di novembre, per carità, va bene, però se questo vuol dire essere convocato dalla Francia e magari addirittura giochicchiare abbastanza, perché tolti i due credo inamovibili, Tchouaméni e Camavinga, Kanté non ci sarà, si è operato al ginocchio e salta al mondiale. C'è Rabiot, bravo, per carità, ma se c'è Pogba e sta bene, credo che alla fine giochi Pogba. Cioè, se Pogba va per essere addirittura quasi un titolare, io non so quanto sia una bella notizia. Perché io non ho sicurezze. Però lo puoi utilizzare in queste partite. Sì, Deschamps è stato chiaro. Faccio fare il rodaggio per il mondiale. Deschamps è stato chiaro, convoca solo chi dà garanzie fisiche e quindi ha giocato almeno qualche partita prima del mondiale. Certo, se rientrasse col Benfica, giocasse Juventus-Inter, giocasse due o tre partite importanti tra Champions e campionato... Però se è guarito, Pogba... è guarito, nel senso, se sta bene, sta bene. Non è che... cioè non capisco neanche la... Anche perché... vabbè, sai, quando uno rientra da un infortunio, è capitato a tantissimi giocatori, ne parleremo anche della vicenda Lukaku che si appresta a rientrare, poi devi anche vedere uno come rientra, nel senso che un conto è rientrare clinicamente, un conto per avere il ritmo partita, per ritrovare la condizione, certo, eccetera. Anche perché lui non gioca dal 19 di aprile una gara ufficiale, poi ha fatto quell'amichevole in America dove poi si è rotto. Però se no è dal 19 di aprile. Sono sei mesi che non fa gara ufficiale. Sei mesi oggi. Sì. È vero. Oggi sì, oggi. Sì. Fabio. Ma il tema secondo me è un altro. Cioè è capire cos'è Pogba adesso dal punto di vista atletico e della salute di calciatore. Cioè la Juventus ha preso Pogba sapendo che negli ultimi due anni aveva giocato poco e si era detto ha giocato poco perché ha avuto qualche problemino, ma soprattutto perché lui in realtà non andava più d'accordo con l'allenatore, voleva andare via da Manchester, ha fatto flanella che già non depone a favore della serietà del giocatore, non è mai bello prendere uno che si è messo di traverso in un'altra squadra perché poi rischi di averlo tu dopo qualche tempo. Detto questo, il tema era stato sollevato: come sta Pogba? È un giocatore così chilometrato che oramai è arrivato alla fase discendente della carriera con qualche anno d'anticipo per sopraggiunti problemi fisici? E pronti via, questo qui fa un amichevole, fa gli allenamenti e si ferma. Allora sarebbe interessante scoprire, al di là dell'incidente in sé, dell'infortunio in sé che ha avuto, e qual è lo stato complessivo di questo calciatore, perché la Juve gli deve dare 8 milioni di euro più bonus all'anno per i prossimi 4 anni. E questo si è ribaltato nel parcheggio, per così dire, cioè non è neanche partito. E questo che inquieta di più, il vero stato fisico complessivo di Pogba, che rimane un mistero rispetto agli ultimi due anni. Sì, ma è meglio averlo, Fabio, adesso e poi vederlo al Mondiale, anche per capire come sta, oppure, come dice Caronni, meglio non averlo in queste partite, così non fa neanche il Mondiale. È molto meglio averlo adesso, intanto perché lui darà il massimo, stranamente. Tutti noi dicevamo... giustamente, vedrai le ultime due o tre partite, non le giocheranno più quelli importanti che vanno ai mondiali. Beh, per Pogba è esattamente l'opposto, e non solo per lui. Cioè, devono far vedere che sono vivi, se no questi non li convocano. E poi bisogna uscire da questo equivoco, cioè o lui sta bene e quindi è un calciatore perfettamente sano, in grado di dare il suo contributo per i prossimi anni,
Oppure se cominci di nuovo a dire, oddio, no, non lo facciamo giocare che si rompe di nuovo, allora hai preso un giocatore rotto, che non va bene. A confronto Righi è una puntata di tanta salute, mi sa. Beh, adesso, dai. Sta giocando. Righi. Tra tutti. Sì, però anche Righi. Diciamo che paradossalmente quelli che sono arrivati dalla Premier, che dovevano essere un valore aggiunto, sono arrivati un po' ammaccati. Ve lo dico adesso, tenetevi forte con Origi perché adesso vi sorprende. Ci teniamo preparatevi. Forte. Io devo salutare Caroni, ciao Matteo, poi ci vediamo alle 16.30. Sta arrivando Biasin, parliamo anche di Inter, un attimo di pubblicità e torniamo. Rieccoci, io saluto e do il benvenuto a Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, parto proprio da te, prima di passare alle vicende di campo a questo mistero legato a Lukaku, ti chiedo, hai anche tu la percezione che stavolta la vendita dell'Inter sia partita ufficialmente in attesa di capire poi chi la comprerà? Ma io sono un po' arrabbiato, offeso, perché quello io l'ho scritto e detto un mese fa, no? Ho detto guardate che parte la vendita dell'Inter, ovviamente lo dico io, non frega niente a nessuno, adesso ha detto giustamente Financial Times e quindi tutti danno il giusto peso. La notizia è diventata concreta, diciamo. Esatto, prima era una puttanata detta da Biasin. No, allora, da quello che so io, già un mese fa era cambiato l'orizzonte, cioè per cui qualcuno dice l'Inter è in vendita da 2 anni. No, l'Inter fino a un paio di mesi fa cercava qualcuno che potesse dare una mano, adesso invece cerca qualcuno che venga a prendersi tutto quanto. E quindi sì, la notizia è questa, cioè è cambiato l'orizzonte. Zhang è disponibile alla cessione, ma le sue condizioni. Le sue condizioni sono 1.200.000.000, compresi i debiti, e uno dice, la che cifra, incredibile. In realtà, se chiedi a quelli che ne sanno e ne capiscono, ti dicono che questa in realtà non è una cifra così incredibile, soprattutto perché attualmente c'è, non dico la corsa dei fondi americani nel venire nel calcio italiano, ma se vedete tra Serie A e Serie B, tante società sono passate in mano ai fondi, e quindi non è un'ipotesi così remota. Resta solo da capire che cosa, il quando accadrà questa cosa, e lì sinceramente io faccio un passo indietro, non credo sia una questione di giorni o settimane, credo che sia una questione di mesi, diciamo mesi, bisogna capire chi arriva, quando arriva e quindi quando ci sarà questo, definiamolo, passaggio di consegne. Ecco, vado da Fabio, forse anche perché si avvicina la scadenza con Octree, nel senso che nel 2024 poi Zhang rischia di perdere l'Inter per pochi soldi e quindi, anzi di perderci sì, poi. Sì, sì, io penso sempre che in questo tipo, nei rapporti, anche quelli economici, poi bisogna sempre capire con chi hai a che fare. E tu hai a che fare con un tizio che è il figlio di un altro tizio che ha fatto una montagna di debiti fino a vedere il suo impero che crollava. Cioè la filosofia Zhang, di Zhang Jindong, il papà di Steven, è stata quella di opulenza. Vi ricordate quando c'era quel ridicolo balletto che anche Zanetti si era dovuto mettere a fare? Cosa facevano con le mani? Facevano queste, no? C'erano queste cosette così. E insomma l'impero e tutti i nostri giornali che dicevano questi vivono nell'oro, hanno decine di miliardi di dollari. E poi si è scoperto che era un castello di carte che è crollato. Però lui ha continuato a fare lo splendido. Noi abbiamo a che fare, scusate, io devo anche dire queste cose, con il presidente Steven Zhang che è inseguito dai creditori in Cina che vogliono portare via lo stipendio che lui non si è fatto dare dall'Inter per un buco in cui lui dice ma la firma è falsa, che tendenzialmente è l'ultima frontiera del verosimile in uno che ha una serie di aziende che falliscono. Ecco perché dico, stiamo attenti, perché chi si avvicina a Zhang sa che non ha esattamente lo stesso interlocutore che era Moratti quando voleva vendere l'Inter. E quindi io mi aspetto ancora colpi di scena da questo punto di vista. Nicolò, nel mercato
tra uomini di mercato cosa si dice? No, beh, si parla da un po' di tempo di questa vicenda. Inizialmente sembrava che la preferenza di Steven Zhang fosse quella di vendere un 30-35%, ovviamente però fai fatica a trovare chi arriva, mette denaro fresco per poi sedersi in CDA in minoranza e quindi di fatto contare poco. Quindi è chiaro che si debba andare, come raccontava Fabrizio, verso una svolta della maggioranza o di tutte le quote, però non è... Le tempistiche non sono semplici, perché comunque è un'operazione non ai livelli delle cifre che circolano in Premier. Se pensiamo che il Chelsea è stato venduto per quasi 5 miliardi di euro, quindi alla fine 1,2 miliardi la valutazione. 1,4 miliardi, insomma, tutto sommato è più abbordabile, però comunque devi trovare tutta una serie di quadre, perché comunque devi anche farti carico di un monte debitorio da sistemare. Insomma, è un'operazione complessa, servono settimane, mesi. Credo anch'io che la svolta, qualora dovesse esserci, possa arrivare dal Nord America, perché la storia degli ultimi anni dice che gli imprenditori e i fondi statunitensi sono attratti dal nostro calcio, che mantiene un appeal importante, non magari verso l'Arabia, verso gli Emiri, ma verso i grandi fondi, i grandi imprenditori del Nord America. Non è un caso che, tranne l'Inter in questo momento, tutte le altre proprietà straniere di Serie A, di Serie B, ma c'è anche il Cesena in Serie C, abbiano partecipazioni o imprenditori o fondi statunitensi. Milan, Fiorentina, Roma, il Parma, la Spal, Dodo, è chiaro Venezia, che dobbiamo vedere come andrà a finire la vicenda, no? Poi chi comprerà l'Inter, però tu come valuti la gestione su Ning? Nel complesso di questi sei anni, tutto quello che c'è stato, no? Quindi è chiaro che dobbiamo sempre pensare che da livello sportivo, comunque, con Suning l'Inter prima è tornato in Champions League con Nera Spalletti, poi è tornata a vincere lo scudetto con Conte, poi sono arrivati questi due trofei con Inzaghi. Credo che comunque sia risalita rispetto agli anni bui di fine Moratti e Toir. È chiaro che però poi c'è anche il contro, perché c'è questo aspetto finanziario, questi problemi che hanno poi costretto a indebolire la squadra quasi subito, subito dopo che ha iniziato a vincere praticamente. Ecco Fabrizio, perché se posso aggiungere, tu compri una società che produce 100 milioni di passivo l'anno, quindi quando tu ti avvicini per comprare l'Inter, al di là delle richieste più o meno legittime di Zhang, devi anche mettere in conto il fatto che compri un'azienda che ha dei passivi pesantissimi e che devi ristrutturare in qualche modo, ma devi ristrutturarla cercando di non far abbassare troppo il risultato economico attraverso l'accesso alla Champions League. Quindi tu entri, devi fare delle cessioni, magari cessioni dolorose, magari l'ambiente comincia a arrabbiarsi. Cioè, io sono sicuro che sia un'operazione assolutamente possibile. Dico solo che ci sono numerose variabili per cui uno valuta bene. Sai, Zhang dice 1,2, 1,4, e poi bisogna vedere se c'è però chi è disposto. Perché dice 1,2? A me risulta addirittura 1,4 miliardi, perché lui dice 600 ne ho messi, 700 li ho di debiti, facciamo che mi porto a casa togliendo i debiti più o meno i 600 che ho messi, e così non mi è costata niente questa operazione in questi anni. Però sai, non è che dall'altra parte c'è gente che è disposto a seguire questo ragionamento. C'è chi ti dice, appunto, occhio però, che tu hai un monte stipendi piuttosto elevato, che tu produci 140 milioni di passivo tutti gli anni, e quindi nel momento in cui io ti ho dato anche il 1,2 miliardi che vuoi tu, di cui una parte pagano i debiti, una parte te la riprendi tu, e tu mi hai dato un'azienda che mi costa 100 milioni l'anno. E io ho letto da qualche parte una cosa che non ha nessun senso, cioè ma l'Inter ha, non mi ricordo chi l'ha scritto, ha 600 milioni di controvalore di giocatori. Ma come si fa a dire questo? Cioè, se vendi i giocatori è chiuso l'Inter. L'Inter deve avere un patrimonio di giocatori, no? Non puoi valutarlo come un asset della squadra. Sì, diciamo che gli aspetti che sono però ancora un po' sulla carta potrebbero essere lo stadio di proprietà, se dovesse arrivare, e il discorso della Superlega, che tra l'altro ho visto sta andando avanti con... adesso hanno anche... Sì, però Biasin non può entrare, cioè Biasin deve tirarsi fuori da questo discorso, perché lui è uno di quelli che ha mollato la Juve. L'Inter non... certo. No. Mi spiace, Fabio, che non segui uno dei miei 7000 tweet quotidiani.
perché in realtà io ho sempre detto che la Juventus e quelli della Superlega hanno sbagliato totalmente l'approccio, completamente, ma nelle cose che dicono non sono fuori di no, testa. No, ma io intendevo Biasini in quanto Inter, non in quanto Fabrizio, lo so benissimo, che, però è paradossale che l'Inter, che col Milan è stata la prima ad darsi la gambe, adesso è lì che dice speriamo che abbia ragione la Juve. Questo è. Però sai, poi la mia sensazione è che noi facciamo questi ragionamenti dall'Italia, ma che in realtà il fondo americano, o i fondi, perché adesso c'è anche questa cosa nuova che magari si mettono insieme in 4-5 e fanno le acquisizioni in 4-5, abbiano interessi che vanno oltre poi a quelli che sono i nostri ragionamenti. Per cui la verità è che queste cifre che a noi sembrano mastodontiche, per chi fa questo genere di operazioni sono, non dico briciole, ma cose fattibili. Quindi non mi sorprenderebbe se arrivasse il fondo o i fondi, due o tre che si mettono però, insieme. Fabrizio, scusa se mi intrometto ancora, è vero. Però il caso Milan non è esattamente questa roba qui, eh? Cioè il caso Milan è Gerry Cardinale che dice trovo io dei soci e poi mi lascia la differenza Elliot. E alla fine Elliot comunque ha dovuto mettere 600 milioni nell'operazione, cioè sì. Gerry Cardinale oggettivamente ha trovato meno di quello che lui pensava. Quindi voglio dire, sì, è tutto vero quello che dici, alla prova dei fatti sull'altro club di Milano questo tentativo di raccogliere investitori non ha avuto un esito brillantissimo sulla cifra ipotizzata da Cardinale. Così come è vero che per esempio Elliot, che manco ci voleva entrare nel calcio italiano, alla fine ne esce con un guadagno, quindi evidentemente sono anche bravi a fare il loro mestiere. Poi nel caso specifico è arrivato addirittura uno scudetto che secondo me non è proprio la loro base di partenza, cioè non è che dicono andiamo a vincere lo scudetto, loro probabilmente hanno altre priorità, però nel caso specifico del Milan sono riusciti a fare entrambe le cose, no? Scudetto e in più questi escono con un guadagno. Ecco, parlando di tempistica, se i tempi si dovessero allungare, obiettivamente vado da Nicolò, il mercato dell'Inter nella prossima stagione potrebbe essere ancora più o meno quello che abbiamo vissuto, anzi beh, magari se rimane Zhang è chiaro che le linee guida restano quelle del player trading, del valorizzare le risorse, del saper vendere bene, dell'abbassare comunque il monte ingaggi, cosa che l'Inter comunque ha fatto nell'ultima sessione di mercato diminuendo del 10-15% il monte salari, quindi rimangono quelle le linee guida. Ovviamente dovesse arrivare un nuovo proprietario con capitali freschi e con una voglia di investire, perché poi serve anche che vengano fatti investimenti di un certo tipo, potrebbe cambiare. Cambierebbero gli scenari e anche la mano di Marotta Ausilio sarebbe più libera nelle operazioni, soprattutto in entrata, nelle trattative. Se però arrivi prima sistemi i conti, poi investi. Sì, sì, difatti poi dipende che tipologia dipende entra. È chiaro che se entrano i fondi hanno una visione, se entra un soggetto singolo, se vogliamo, anche se non stiamo parlando di un super mecenate, però un commisso è uno che comunque un po' di soldi gli ha anche spesi, poi si può discutere se li abbia spesi o male, perché ad esempio ha reinvestito tutto quello che ha incassato per Vlahovic, ma non evidentemente all'altezza, visto le difficoltà della Fiorentina, aveva speso anche nelle precedenti sessioni di mercato. Se arriva un fondo, è chiaro che il fondo comunque, essendo un private equity, fa dei ragionamenti più ad ampio spettro, e quindi è chiaro che il primo passaggio, come diceva Andrea, è conti in ordine, sistemare tutte quelle cose. Quindi vediamo anche poi chi si paleserà. Adesso non mettiamo il carro davanti ai buoi. Sicuramente l'Inter, in attesa di scoprire quale sarà il futuro societario, ha delle impellenze. Già a fine mese ci sarà l'incontro con l'agente di Skriniar e già quello è uno step, un bivio cruciale, fondamentale. Allora, poi ci torniamo stasera con tutti i retroscena anche sulla valutazione dell'Inter. Fabrizio, prima di salutarti ti voglio chiedere il discorso di campo e di Lukaku. Perché ancora una volta si è allenato a parte, potrebbe tornare con il gruppo in settimana, però insomma... Forse è convocato a Firenze. Forse convocato, però c'è sempre il forse, certo. Quando doveva già tornare qualche settimana fa. Allora, prima una piccola parentesi. Io non sono tra quelli che dicono fuori dalle balle i cinesi in fretta perché hanno fatto il disastro, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me, se uno ha un minimo di riconoscenza e mente lucida, si rende conto che in realtà hanno fatto bene a Milano, perché sono arrivati, hanno riportato una squadra che era al settimo posto a giocarsela in Italia e anche in Europa, hanno portato i migliori giocatori, hanno portato i migliori dirigenti, i migliori allenatori, quindi è vero che adesso bisogna arrivare al cambio perché la situazione è brutta,
da 2 anni a questa parte, però io non sono tra quelli che dicono show, levatevi dalle scatole, perché sarebbe veramente un atto di scarsa riconoscenza. Per quanto riguarda invece Lukaku stamattina si è allenato ancora parzialmente a parte, questo mi fa pensare che sabato andrà a Firenze, ma starà a guardare i suoi compagni di squadra. È già una buona notizia, perché quantomeno è un giocatore di carisma che sta insieme al gruppo, ma dubito fortemente che possa giocare più di 10 minuti, ma neanche. La mia sensazione, ve lo dico chiaramente, è che da qui al Mondiale, quindi da qui al 2023, lo vedremo un poco, qualche spezzone, qualcosina, giusto per rimettere in moto la macchina, che è una macchina imponente. Si sta tenendo per il Mondiale. Lo metti a puntino per il Mondiale? No, non è che si sta tenendo per il Mondiale, io assolutamente non dico questo, dico che conoscendo la sua imponenza, il fatto che stiamo parlando di un giocatore che pesa 100 kg, faccio fatica a immaginare un giocatore che fermo da 2 mesi, arriva, pronti via, gioca 90 minuti, quindi secondo me entrerà piano piano, lo rivedremo al 100% a partire da gennaio. Allora, grazie Biasin, poi ci rivediamo stasera. Ciao Fabrizio. Ciao. Noi però voglio sentirvi tutti sul tema Lukaku, andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo subito, tra poco, grazie. Rieccoci, allora, voglio sentirvi tutti su Lukaku, poi c'è l'aggiornamento per quanto riguarda gli infortunati Milan, c'è una clamorosa novità che riguarda Icardi, quindi andiamo rapidi, poi ovviamente c'è tutto il tempo su Top Calcio 24. Inter di oggi e Inter di ieri. Esattamente. Fabio, parto da te per Lukaku. Beh, Lukaku è strano, il dubbio che sollevava Andrea Longoni è legittimo, cioè che lui stia in qualche modo predisponendo il suo rientro con molta cura, cioè l'imbarazzo Inter nel continuare a dirci sì, sta bene, adesso torna, e il fatto che invece Lukaku non torni mai, e non abbiamo mai ricevuto una diagnosi diversa, no? Cioè, non è che ci hanno detto ma guarda, era uno stiramento di secondo grado, invece era di primo grado, non l'abbiamo capito, che ne so, quindi quando si parlava di Rebic, che si diceva però lui è un po' troppo sensibile al dolore, ecco, io ho quasi la sensazione che anche Lukaku, non so se per un calcolo dei mondiali o perché il gigante poi è fragile da questo punto di vista, non stia rispondendo con tutta la presenza, l'entusiasmo necessario al suo rapido rientro, e il fatto che ci siano i mondiali dietro l'angolo un sospetto lo fa venire. Lui si è fatto male venerdì 26 agosto, però Lazio-Inter, sì. Sono passate 7 settimane esatte. Ah, quella partita che si sì, fa male. È lì che è il problema, la terza di campionato. Che esce sull'1-1 poi. E io ricordo sì, si diceva potrebbe giocare contro l'Udinese il 18 settembre, è passato un mese. Ora magari non giochi con l'Udinese perché poi c'è la sosta, ma rientro dalla sosta Inter-Roma 1 ottobre devi tornare. Sì, la sensazione è davvero che stia andando molto piano per evitare problemi. Questa era la stagione di Lukaku, diciamoci anche la verità, anche perché lui è in prestito 2023. No, ma non tanto per quello, perché lui ha 29 anni, questo è il suo mondiale in cui arriva da top, fra 4 anni a 33 magari sarà esploso un nuovo attaccante belga, magari lui non sarà agli attuali livelli. Cioè arriva questo da top in una squadra top. Esatto, questo è il mondiale suo e di tutta quella generazione, lo stesso De Bruyne, sono coetanei, cioè la generazione d'oro del Belgio che non ha vinto nulla, che è stata per anni al primo posto del ranking FIFA, ma non ha vinto manco la Nations League. Sì, però non, magari Lukaku e De Bruyne fra 4 anni non saranno al top. Loro sono arrivati terzi nel 2018. Sì, sono arrivati terzi perdendo la semifinale con la Francia, gol di Umtiti che adesso gioca al Lecce. Il CT del Belgio con cui si sente non ti può dire oh rientra subito perché voglio vedere. Ti dice ti convoco sicuramente, però stai attento a non rifarti male. Come probabilmente dice anche a te altri, tipo Brozovic. Beh, qualcosa aveva dichiarato pubblicamente il vice del CT della Croazia. Anche è perché l'alternativa è Origi, no? Quindi voglio sapere. Ma adesso Origi, anzi, si deve dare una bella svegliata, Lukaku. Non è che abbia uno che sta facendo mirabilie, che è in campo tutte le domeniche, il mercoledì o martedì. Quindi si può permettere Lukaku quello che forse non può permettersi Pogba. Sì. Ma lo stesso Origi, comunque qualche settimana fa, quando non era ancora rientrato, si diceva se non rientra è chiaro che anche la sua posizione può essere a rischio, perché ovviamente vai al Mondiale, ci vai quest'anno in condizioni precarie perché ha stagione in corso con tutta una serie di dinamiche differenti e i commissari tecnici vogliono avere giocatori che diano un minimo
di garanzia di tenuta fisica e che non abbiano troppi, troppi problemi. Andrea, per quanto riguarda il Milan, invece, l'aggiornamento qual è? L'aggiornamento che oggi è recuperato completamente ufficialmente è Kier, che è importante perché comunque deve giocare a titolare tra una settimana, il 25 ottobre, contro la Dinamo. In campionato, quindi, invece, potrebbe esserci un'occasione per Ciao? Visto il bel finale di... No, al momento non credo. Gabbia. Al momento non credo. Io penso ancora a Gabbia con Kier, che però dovrà entrare e fare 15-20 minuti per poi partire titolare la gara successiva, quando tra l'altro Ciao non ci sarà. Maignan a parte anche De Ketelaere, però per entrambi insomma ci sono ancora possibilità di una convocazione, ovviamente domani, che è l'ultimo vero allenamento prima della vigilia, sarà il giorno decisivo. Intanto voglio leggervi questa notizia che arriva dall'Argentina, clamoroso, Icardi tenta di entrare nell'hotel di Wanda, interviene la polizia, nel bel mezzo dello scandalo Gante, che credo sia il rapper. Sì, è un trapper argentino che ha conquistato vai, il cuore vai, Nicolò, di Wanda, che tu sai tutto. No, che è una cosa purtroppo di dominio pubblico, tra l'altro insomma parlavo anche con alcuni colleghi in Turchia che sono basiti, perché non conoscevano evidentemente o si erano persi le vicende insomma dell'Icardeide, questa odissea tra Icardi e Wanda, che lui ha già saltato diverse partite. Ancora una volta è partito e volato in Argentina. Due settimane fa aveva saltato una gara importante di campionato col Beşiktaş, molto sentito, il derby di Istanbul, per volare a Buenos Aires ancora, per provare a riconquistarla. Ancora. Quindi, mamma mia, si è rovinato una carriera per colpa di Wanda. Purtroppo dobbiamo essere colpa di Wanda. Anche lui, certo, sei responsabile delle tue azioni, però comunque da quando lei diventa procuratrice, quando lascia l'Inter, problemi con Spalletti. Vai a Parigi e comunque non... Più extracampo, perché in realtà poi come procuratrice, paradossalmente, lei da quando è stata ufficialmente prese il posto di Abian Morano, che era lo storico agente di Icardi, ha fatto un rinnovo a Icardi a 5 milioni più bonus all'Inter. Trasferimento al PSG e quest'estate, vabbè, l'operazione a Galatasaray per un giocatore che giocava pochissimo, comunque mantenendo lo stesso stipendio. Ma se si lascia non resta lo stesso la procuratrice, però. Lei ha fatto una dichiarazione l'altro giorno in Argentina dicendo che lei in questo momento si occupa solo degli interessi professionali di Icardi. Però è chiaro che credo che se si separano, Fabio, che idea ti sei fatto? È incredibile. Io non la posso dire l'idea che mi sono fatto, perché non pubblicamente. Diciamo che Wanda, l'immagine di Wanda è l'immagine di una donna ipermediatica disposta a giocare con il suo corpo per attirare l'attenzione degli uomini, no? Cioè lei ogni due per tre si mostra con queste tette di fuori, schiacciate, eccetera, e evidentemente ha dei valori da questo punto di vista molto commerciali, molto mercantili, no? Una che fa commercio del, come un uomo, sia chiaro, del proprio corpo, è una che vuole essere sempre sulle prime pagine, una che vuole colpire. E per uno sportivo seguire una donna così, o per una sportiva seguire un uomo così, certo, ti porta inevitabilmente su altre strade. Cioè l'atleta dovrebbe essere, il lavoro dell'atleta è quello di stare sul pezzo, di lavorare e di esprimersi soltanto sul campo. Quando tu insegui questo e ne sei in qualche modo coinvolto, alla fine rischi di esserne travolto, e lui per questo amore, per questa donna così mediatica, parte, va in Argentina, va, suona, scrive i tweet, poi va su Instagram, eccetera, ed è chiaro che questo non può non impattare sulla sua professione. Secondo me è finito lui come calciatore. Sì, l'avevamo già detto, no, che c'era il rischio, no, chi prende Icardi, però al rischio poi del discorso di Wanda, alla fine, motivo per quello si può raccontare questo retroscena. Gennaio dell'anno scorso viene offerto alla Juve, che Rubini e Nedved non si fidano e lo bocciano. Allora, continuiamo ovviamente su Top Calcio 24, io ringrazio il direttore, ciao Fabio. A voi, grazie. E adesso arriva Federica, insomma, restate con noi e buon proseguimento.